La parola al consigliere Benigni. Sì, grazie Presidente. Beh, mi sembra doveroso, visto il clima di confronto che si è aperto, cercare di esprimere anche il mio umile pensiero riguardo a questo progetto. Lungi da me, ovviamente, pensare che tutto ciò che è stato fatto in precedenza sia giusto e perfetto e ciò che può essere fatto in un futuro sia sbagliato, perché assolutamente non è così, però cerco di entrare nel merito poi di fatto di ogni questione. Ecco, a pelle, guardando un po' il rendering che è stato presentato, mi sembra che qualcuno pensi di vivere un po' nel paese dei balocchi, perché mi sembra che vogliate descriverci la stazione come un luogo di ritrovo per famiglie e addirittura alcuni interventi hanno parlato di spazio per relazioni. Io probabilmente ho capito male, ma se dovessi aver capito bene, mi aspetto di vedere a lavori ultimati qualcuno dei presenti fermarsi nella piazza della stazione a bere un tè con degli amici. Evidentemente abbiamo dei pareri e delle idee diverse su quella che è poi la funzionalità della piazza della stazione. Ho visto nel rendering addirittura una fotografia di un padre di famiglia con un bambino, quasi che come a descrivere che il piazzale della stazione sia, non so, un parco, un luogo dove poter portare i bambini. Ma mi ricordo che negli anni, perché così è sempre stato, il piazzale della stazione è sempre stato un luogo dove il degrado della città si è sempre concentrato, dove l'insicurezza sia giornaliera sia notturna sia sempre stata evidente. Ho visto un luogo dove è sempre stato necessario il costante utilizzo di pattuglie delle forze dell'ordine. Quindi ecco, apprezzo sicuramente l'impegno nel tentar di porre dei miglioramenti al progetto precedente, ma il problema è di fatto che l'idea che voi avete concepito è un'idea totalmente sbagliata, a mio modesto parere, rispetto a quello che deve essere l'utilizzo di quella piazza, cioè un mero luogo di passaggio dove le persone arrivano dalla stazione e si dirigono poi nei luoghi della città e poi si dirigono a casa propria, non che si fermano a raccontarsi le storie più belle della propria vita, anche perché effettivamente non si può dire che il progetto visivamente è brutto, anzi tutt'altro, lo considero sicuramente un progetto gradevole, che sicuramente attraverso il verde pone all'occhio dei miglioramenti. Il problema è che la presenza del verde, e lo sappiamo benissimo, può creare dei problemi di degrado, perché sappiamo tutti che la stazione non è un luogo di massima civiltà, sappiamo tutti che non è un luogo di massima sicurezza, e laddove ci sono delle zone dispersive può capitare che qualcuno ci lasci dei ricordini, così come succede qua, proprio qua sotto, davanti a Palazzo Uffici, che qualcuno ci lasci magari, che ne so, delle siringhe, come è già capitato, come capita spesso nei luoghi più disparati della città. Quindi ecco, io starei molto attento e valuterei molto bene l'idea di portare avanti un progetto di questo tipo, seppur bello da un punto di vista visivo ed estetico. Vorrei ricordare al consigliere Fracassi, che mi sembra che abbia fatto un intervento riguardo alla questione del passaggio e della sosta temporanea per le auto,
che non mi pare di aver visto nel progetto un qualche cambio rispetto a quella zona, quindi di fatto così dovrebbe restare. Miglioramenti da questo punto di vista non dovrebbero essercene, a meno che non ci abbiate nascosto qualcosa. Allora a quel punto magari ce lo spiegate a noi, ce lo spiegate anche al consigliere Fracassi, che probabilmente si è confuso, e allora ci date un miglioramento più allargato rispetto a quello che è il progetto attuale. Ecco, io rilevo quindi dei forti dubbi, proprio perché io penso che questo luogo sia un luogo che debba essere utile, sicuro e funzionale, non bello e piacevole, esclusivamente piacevole alla vista. Quindi, ecco, lancio una proposta, così per cercare di essere un po' costruttivo. Se voi, se il sindaco mi garantisce che a lavori ultimati, e ovviamente bisogna metterlo nero su bianco, siete in grado di garantire due pattuglie H24 che presenziano e ovviamente cercano di mantenere la sicurezza per quanto riguarda la zona della stazione, io il progetto lo voto molto volentieri. Se ovviamente pattuglie delle forze dell'ordine, che siano vigili urbani o polizia o l'esercito o i carabinieri, va benissimo. Se non siete gli alpini, il ministro Alfano ci ha promesso di rafforzare le forze dell'ordine ben 8 mesi fa, non ho più sentito niente, probabilmente magari avremo la possibilità di usufruire di questo beneficio dato dal governo Renzi. Se così non fosse, è chiaro che io non posso votare a favore questo progetto. Condivido gli interventi precedenti, condivido ovviamente tutti i dubbi che sono stati sottolineati dai miei colleghi in precedenza, e quindi ecco, faccio questa proposta, chiedo anche se magari c'è la possibilità una risposta diretta dalla Giunta, in modo tale da poter capire quale sarà il mio indirizzo di voto. Grazie.